Buongiorno amici e tifosi della Lupa Roma, sono Alberto Cerrai, il presidente. Oggi è il 30 dicembre 2014 e sono qui davanti a questa telecamera perché mi piace raccontare un po' questo anno appena concluso a voi, nostri amici supporter, ma soprattutto inizio e terminerò con una cosa che ho nel cuore, che è quella di porgervi a voi, a tutte le vostre famiglie, a tutti i vostri cari, un sincero augurio per un 2015 che possa essere, dal mio punto di vista, ricco di tre S: la salute senz'altro, alla base di un saper vivere bene, la serenità, che secondo me è un modo con cui si vive la vita meglio, e sicuramente un anno con la terza S piena di soddisfazioni, successi, quello che volete. Quindi vi auguro dal profondo del cuore salute, serenità e soddisfazioni. Detto ciò, come vi dicevo, vorrei un attimino fare il punto della situazione di quest'anno appena concluso, appena trascorso, che ha visto, diciamo così, la nostra Lupa Roma raggiungere un traguardo dichiarato ma allo stesso tempo ambizioso. Nel 2011, il 26 giugno, approdammo in eccellenza, all'epoca dei fatti ci chiamavamo Lupa Frascati, e facemmo una promessa, tutti noi di quel gruppo iniziale con me in testa: 3 anni per andare in Lega Pro. 27 di aprile 2014, alla scadenza del terzo anno, la Lupa Frascati, nel frattempo divenuta Lupa Roma, è riuscita a raggiungere questo traguardo battendo in casa 6-3 il Selargius, con il Terracina abile avversario che andò a impattare sul campo del Lazio Lavinio, e noi ad una giornata da termine raggiungemmo questo sogno, un sogno chiamato Lega Pro, che quest'anno stiamo vivendo in maniera felice, pieni di soddisfazione e di gioia, anche se pieni di problemi come una competizione sa dare. Una Lega Pro che noi abbiamo inteso dedicare a un amico, a una persona che non potremo mai scordare, che è l'amico Andrea Servi, un ragazzo bellissimo dentro e fuori dal campo. Purtroppo ci ha lasciato per un brutto male, e non potrò mai dimenticare quel sabato pomeriggio passato in ospedale quando ci arrivò la notizia, e i 10 mesi fino al 22 di agosto che poi hanno sancito il termine della vita di questo splendido ragazzo che noi ancora oggi e per sempre, fino a che sarò presidente della Lupa Roma, ricorderemo attraverso il sito e attraverso alcune iniziative. Un 2014 che la prima squadra ha saputo coronare non solo con il successo che ci ha portato in Lega Pro, ma anche con qualcosa di più e di bellissimo, che è stata la finale scudetto giocata in quel di Arezzo e persa contro il Pordenone 1-0. Una finale che comunque mi ha riempito il cuore di gioia, ci ha riempito il cuore di gioia, e che ancora oggi abbiamo così un piccolo dubbio come sarebbe andata a finire se l'avessimo potuta disputare con gli 11 titolari in campo, che tra infortunati e squalificati in quella partita così delicata ci hanno un po', diciamo, lasciato in difficoltà. Resta però la gioia di un traguardo che la Lupa Roma ha l'orgoglio e l'onore di dire è l'unica squadra romana sicuramente, ma credo laziale, ad aver raggiunto nella storia del calcio dilettantistico. Nessuna squadra laziale è mai riuscita a raggiungere una finale tricolore. La Lupa Roma lo ha fatto dopo aver vinto uno splendido campionato, e questo rimarrà scritto nella storia. Così come nella storia resta scritto tutto ciò che di buono ha fatto il nostro settore giovanile, e questo io lo dico proprio con sincerità, è un plauso e un grazie in primis all'amico Fabio Malchionna, che con me ha cominciato in quel di Frascati, ma poi anche al sopraggiunto Giampiero Guarracino dallo scorso anno, due persone che mi hanno permesso di fare un piccolo miracolo. La Lupa Roma in 3 anni ha per ben 2 volte piazzato la Juniores Nazionale nelle fasi finali, nei playoff, addirittura per una è riuscita ad arrivare sino in fondo, sino alla finale, persa poi col mezzo corona 1-0, ma che comunque ci ha visto vice campioni d'Italia. Poche sono le squadre, diciamo, che possono vantare questo bel percorso, soprattutto al primo anno di vita e di storia. Dico due persone speciali perché per 2 volte involontariamente le ho messe in gravi difficoltà facendogli costruire un settore giovanile da zero, perché quando lasciammo Frascati e venimmo a Roma, qui nella base dell'Eschilo, del quartiere Axa,
Purtroppo io per mia decisione liberai tutti i ragazzi, quindi li svincolai, e loro dovettero costruire in un mese e anche con delle strutture in costruzione, quindi con difficoltà nel fare i provini, un intero settore giovanile. È una cosa che non solo hanno saputo fare meravigliosamente bene, ma l'hanno fatta con altissimo valore umano e di questo io gli sarò sempre riconoscente. Cosa che hanno saputo ripetere anche quest'anno quando la prima squadra ci ha regalato il passaggio ai nazionali e loro hanno dovuto affrontare il tema della ricostruzione di un settore giovanile senza, diciamo così, mettere in crisi finanziaria questa società, in quanto sono stati capaci di costruire dalla Berretti agli allievi, ai giovanissimi nazionali, a tutto il resto del comparto senza chiedermi sacrifici economici, giocando su giocatori abili ma allo stesso tempo, con delle liberatorie. E che abbiano fatto un buon lavoro lo dice la classifica di una Berretti e degli allievi nazionali che se terminasse il campionato oggi sono tutte e due all'interno dei playoff e questo sicuramente è frutto del lavoro di questi uomini e del lavoro che questi uomini stanno facendo fare agli uomini sotto di loro che sono stati prescelti e che da qualche anno fanno parte di questo meraviglioso gruppo, questa bella famiglia che ho l'onore di presiedere. Un settore giovanile che credo gettando queste basi potrà sicuramente rappresentare una grande opportunità per tutte le famiglie e soprattutto potrà iscrivere una pagina di bello sport in questa città, bella ma in difficoltà di valori. Se dico settore giovanile, scendendo dico scuola calcio, una scuola calcio piena di soddisfazioni, una scuola calcio che da 2 anni registra oltre 250 iscritti e questo diciamo mi inorgoglisce. Una scuola calcio che ha con il valente aiuto di Daniele Panico, ma anche di Vincenzo Panico sul sito di Ostia Antica, è una scuola calcio che ha puntato su alcuni fattori premianti e comunque di distinzione. Sicuramente al primo posto io ci metto la sicurezza, poi possiamo dire la scuola, il rapporto sport-scuola e le regole. Sicurezza perché la Lupa Roma oggi non solo regala ai suoi iscritti un magnifico complesso in cui lavorare tutti i giorni, rigorosamente in erba naturale, rigorosamente privo di pericoli, diciamo quei famosi campi con recinzioni troppo vicine o con spigoli o con sassi o con quanto altro di rischioso. 72.000 metri quadrati di verde naturale in un contesto sportivo polivalente. Con tutti i comfort e i servizi attorno, ma soprattutto sicurezza perché la Lupa Roma, forse non tutti lo sanno, si è dotata dal mese di novembre di un medico fisso tutti i giorni durante lo svolgimento degli allenamenti, che munito di 10 walkie-talkie è in contatto continuo con gli istruttori e nel malaugurato evento di un incidente pronta ad intervenire proprio a tutela della vita, della sicurezza di questi ragazzi. Unitamente a loro abbiamo l'ambulanza presente a tutte le partite di tutte le categorie e ovviamente il minimo richiesto che è quello dei defibrillatori che in casa Lupa sono 2 con 10 addetti all'uso degli stessi. Quindi il tema sicurezza è un tema trattato, sentito prima e trattato poi, ma trattato con fatti, non a parole. Poi parliamo dell'istruzione, il rapporto scuola-sport in cui crediamo ciecamente. Oramai penso che sia favola nota quella del diario contenente la Costituzione e i 10 comandamenti e su questo diciamo la mia speranza che i ragazzi possano insieme ai loro familiari metterci attenzione, studiare, leggere in maniera critica e non solo averlo diciamo come pezzo di carta su cui appuntare delle idee o delle notizie. Detto questo, diciamo di questi due, dicevo che l'ultimo aspetto è quello delle regole, il terzo elemento di distinzione della scuola calcio. Da noi, anche qui tutti sanno che si può giocare dalla prima squadra a scendere solo con scarpe nere, ma questo non perché al presidente il nero piaccia più del giallo o del bianco, ma semplicemente perché l'uniformità di colore credo sia un qualche cosa di utile per far crescere soprattutto i bimbi all'interno di certe regole dove l'essere è sicuramente superiore all'apparire. Quindi via l'estetica, via queste cose che ti portano poi a tutte quelle cose che dalla tribuna spesso critichiamo e che magari vi facciano invece vivere nella sua essenza lo sport, per i valori che esso rappresenta.
E quindi diciamo regole ci hanno indotto anche a scrivere un regolamento siglato e rispettato da tutto il settore giovanile e applicato dallo staff laddove è necessario. Stessa cosa vale per la prima squadra, ma lì parliamo di professionismo e quindi diciamo la cosa è anche un po' più facile. Detto questo, della scuola calcio mi vorrei soffermare per dire che quest'anno è stato un anno importantissimo anche da un punto di vista dell'impiantistica. Siamo nati a Frascati, siamo emigrati a Fiumicino e abbiamo continuato questo processo di migrazione in quel di Aprilia. Ovviamente a Fiumicino ad Aprilia va tutto il mio sincero ringraziamento perché senza il loro aiuto la Lupa Roma oggi era un lontanissimo ricordo, era una cosa incompiuta. Quindi non posso dimenticare questo sentimento di gratitudine verso questa gente e questo popolo. Resta il fatto che la Lupa Roma è costretta a giocare in una casa che non è la sua. E questo diciamo sta creando profondo turbamento e dispiacere. La gioia ce la prendiamo da questa impiantistica in cui lavoriamo e viviamo tutta la settimana che è qui in via Eschilo 89, all'interno del centro Eschilo 1, in questa meravigliosa zona che tutti i giorni cerchiamo con il nostro staff di manutenzione, ma anche con l'educazione di tutte le persone che compongono la famiglia Lupa Roma, di tenere sempre a livelli buoni, diciamo fruibili. E che questo sia vero lo dimostra la gratitudine che ci ha dato lo staff della nazionale, sia essa Under 16 che Under 21, ma direi la federazione tutta, dandoci questa grande soddisfazione di vedere qui allenarsi la nazionale italiana e anche quella ucraina dell'Under 16. Proprio in questi giorni ospiteremo il ritiro di alcuni club di Serie A, a testimonianza che questo centro ha una valenza anche prospettica e questo per me da presidente proprietario di questa struttura insieme ai miei soci credo che sia elemento di grossa soddisfazione. Lavoreremo per migliorarlo come è giusto che sia e lavoreremo soprattutto per mantenerlo in uno stato di efficienza totale e di sicurezza totale. Un complesso questo che si abbina all'interno della famiglia Lupa Roma agli altri due complessi che abbiamo, anche se in locazione, ma abbiamo, che sono quelli di Ostia Antica e del Francesca Gianni. Due impianti rimessi a nuovo, ristrutturati, che oggi sono omologati per categorie di eccellenza e quindi capaci di ospitare fin tutte le categorie nostre nazionali, degli impianti sicuri, come li ha definiti lo stesso presidente Zarrelli del Comitato Regionale Lazio, su cui spesso svolgiamo anche degli allenamenti per preparare le partite su campi di terra oppure per preservare in alcuni momenti dell'anno i nostri impianti. Insomma, una Lupa Roma dislocata anche all'interno della città e che spera anche con questo di poter rappresentare non solo un quartiere ma un'intera città, come dice proprio il suo nome, Roma, Lupa Roma, Lupa la tradizione, Roma la città che si intende rappresentare. Resta, come ho detto prima, il problema dello stadio, grosso. È un problema che sta in questo momento facendo vacillare il futuro di questa società. Fermo restando che la Lupa Roma, se compie il miracolo di restare in categoria, il prossimo anno ha comunque questo tema da affrontare. Quando dico il prossimo anno, dico nei prossimi 2 o 3 mesi. Può restare sicuramente ad Aprilia, perché questo è qualcosa che già mi è stato detto dalle autorità. Può sicuramente girare l'occhio e guardare ad Anzio, perché c'è una forte collaborazione con quella parte della regione. Ma sicuramente la Lupa Roma intende prima di tutto valutare la possibilità di stare a casa sua perché si chiama Lupa Roma, non si chiama Lupa Aprilia e non si chiama Lupa Anzio. Ovviamente resta il ringraziamento a queste persone e l'interesse a portare avanti questo progetto, ma sicuramente è un interesse in subordine a tutto ciò che sta dentro al raccordo anulare, a tutto ciò che sta dentro la città di Roma, chiedo scusa, più che il raccordo anulare. E gli impianti identificati sono due. Uno si chiama Stella Polare, l'altro Francesca Gianni. Ad entrambi per entrambi devo rivolgermi alle autorità politiche, comunali,
perché senza le loro autorizzazioni a procedere nei lavori, la Lupa Roma non può fare i lavori e non facendo i lavori non può giocare le proprie partite nella sua città. Oggi sono davanti a un bivio, oggi 30 dicembre, è giusto che io informi tutti i tifosi e tutti gli amanti della Lupa Roma che non posso più dare garanzie per il futuro di questa società. Al di là degli slogan, al di là delle pacche sulle spalle, credo che sia arrivato il momento di passare ai fatti. Il Presidente da solo ha fatto il possibile e l'impossibile, sia mettendosi le mani in tasca e sia mettendo la propria salute, la propria passione, tutto quello che avevo. Tanto poco non lo so. Se guardo il risultato dello stadio, penso che sia stato pochissimo, visto che non ho raggiunto nulla. Se guardo le fatiche sostenute, so io il sacrificio che ho fatto giorno e notte, senza distinzione di giorni lavorativi o giorni festivi. A volte mettendo anche in crisi i miei rapporti personali, perché si diventa quasi un animale in queste cose e si perde di vista tutto, la salute, il proprio tempo, i propri affetti e tutto quanto. Evidentemente non sono capace a fare tutto, non sono un vincente per definizione e devo dire che se oggi mettessimo la parola fine agli impianti, il Presidente Cerrai ha perso la sua battaglia perché non ha un impianto. Però il Presidente Cerrai vive anche di una speranza. La Lupa Roma non è di Alberto Cerrai. Alberto Cerrai è una persona che l'ha costituita, prelevandola dalla Lupa Frascati, ci ha messo tutto quello che più o meno si sa, la fa vivere nella totale legalità, ma Cerrai non si sente proprietario di nulla, si sente un tifoso, il primo tifoso di questa società e lui ritiene che questa società, per poter vivere e guardare avanti, abbia bisogno del supporto di tutti. Dico che è arrivato il momento di uscire allo scoperto perché ci sono le sedi istituzionali dentro cui bisogna andare a fare sentire la propria voce, che sono Capitan Bavastro, dove c'è l'assessorato allo sport, Campidoglio, il comune, il municipio. Chiunque dice di voler bene a questa società e dice di essere interessato al suo futuro e al suo sviluppo, deve nelle prossime settimane organizzare un movimento di civile protesta, comunque di civile contestazione, perché si arrivi ad avere una risposta certa da parte delle autorità sulla Stella Polare, impianto comunale, oggi di proprietà del Comune di Roma, gestito, evito oramai tutti gli aggettivi che ho usati, ma non sono nessuno dei miei usati positivi, ma lo dice la realtà dei fatti, gestito dalla FIDA e mi dicono messo al bando. Oggi c'è bisogno che quell'impianto ci venga detto con chiarezza se può essere dato alla Lupa Roma, insieme ad altre società non mi interessa, l'uso di quell'impianto, non il possesso di quell'impianto, perché quell'impianto nel nostro municipio, in quell'impianto dovrebbe giocare la Lupa Roma. L'assurdo, la follia, è che questa è una cosa che ci dovrebbe essere chiesta dalle autorità comunali, non una società che lo chiede al comune, per favore fammi giocare a casa mia. Dovrebbero essere loro interessati a questo. Di sicuro in un comune fuori da Roma questo era già avvenuto, addirittura con dei sovvenzionamenti e dei finanziamenti. In questa città tutto questo sembra una follia. Negligenza, stupidità, interesse politico, soldi, commissioni. Oggi un cittadino normale è autorizzato a dichiarare tutto, dopo quello che si è visto, dopo il banditismo che ci ha accolto in questi giorni sugli schermi, credo che oramai un cittadino non rischi neanche la denuncia se dice che c'è troppa corruzione in ambito politico. Poi io non faccio il magistrato, io accendo la televisione e il primo sentimento istinto che ho è quello di spengerla, perché mi sembra di assistere a una disgrazia totale, continua, perenne. Ma la Lupa Roma, senza il vostro aiuto, finisce al 30 giugno la sua esperienza, che si salvi o non si salvi è molto probabile, perché posso garantire che è una gestione complessa, difficile, che ti fa perdere anche il senso di quello che fai.
Quindi chiunque vorrà in questi giorni potrà recarsi qui presso il nostro centro per organizzare comitati di genitori, di allenatori, di dirigenti, chiunque voglia bene a questa società, per studiare una strategia e andarcene nelle sedi opportune, ma tutti insieme a far sentire la voce di questa società in rappresentanza dei bambini della scuola calcio, di un settore giovanile, di una prima squadra, di lavoratori, di tifosi, di economie indirette che vivono di ciò che induce a come indotto, produce come indotto la Lupa Roma, perché quando si portano a uno stadio 1.000-2.000 tifosi, tranquilli, sereni, qualcuno consuma un caffè, compra un giornale, mangia un panino, e visto che tutti parlano, questi scienziati, di carenza di lavoro, disoccupazione e quanto altro, forse farebbero bene a studiare le basi dell'economia per capire che anche un movimento sportivo è in grado di creare dello sport. E che questo sia vero, basti pensare alla composizione di un bilancio, visto che è una società di capitali, la Lupa Roma, e capire che il 70% di questa voce si chiama stipendi, retribuzioni, quello è forza lavoro. E dietro le retribuzioni ci stanno i contributi fiscali e previdenziali per chi lo fa a regola, e la Lupa Roma è una società in regola con tutto ciò che ho appena detto. Il 2014 è stato un anno splendido, il 2015 mi auguro e vi auguro sia ancora migliore del 2014. E così come ho iniziato, non posso che dirvi che personalmente sono felicissimo, anche se tra mille difficoltà, di tutto ciò che è stato fatto in questa società, fiducioso di tutto ciò che verrà fatto, innamorato di tutte le mie persone, dei miei bimbi, dei miei giovani atleti. Io sono veramente innamorato di vederli scendere in campo e portare i colori della Lupa Roma, indipendentemente dalla categoria. Spero tanto che Dio ci dia, vi dia, mi dia il prossimo anno quello che ho detto in premessa: tanta salute, tanta serenità e tante soddisfazioni. Questo è il mio augurio per il 2015, che vi mando con affetto sincero, nella speranza di vedervi qui presto sui campi. Un bacione a tutti e buon 2015.